Benvenuti e bentornati su Tella Cylinder. Eccoci qua con i nostri piccoli amici. Abbiamo ricostruito la squadra della morte qui. Sti poveri rincoglioniti che muoiono uno dopo l'altro. Mi sa che ne abbiamo perso uno. Ah no, eccolo. E niente, eravamo rimasti qua perché dovevamo fare la prossima torre, visto che abbiamo scoperto il nostro prossimo obiettivo, ed è quello di trovare un essere che possa uccidere i serpentoni. E quindi dovevamo procedere con questa piccola ricerca. Allora, facciamo passare qui il drone, diamogli la precedenza, perché la scorsa volta abbiamo rischiato bene bene. No, deve rompere il cazzo, giustamente. Ok, allora, aspetta un attimo che nel mentre mi ciuccio su un po' di roba per avere lo stomaco pieno. Ok, un attimo. Ok, te ciapa su un po' di roba. Ok, perfettissimo. Allora, per favore dammi lui, che non vorrei perderlo visto che l'abilità. E a sto punto proverei ad andare da questa parte, proverei, perché non so. Allora, rotoliamo molto alla svelta, su. Ok, ecco, magari se non ci incastriamo riusciamo anche a farcela in un colpo solo, in una botta sola. Qui c'è una striscia di terra. Sento avvicinarsi. Ecco, molto molto brutto, molto brutto. Dai. Lo sento alle spalle, il cilindro. No, non mi piace. No, l'acqua! No, siamo morti. Siamo morti. Ecco. Come al solito, sempre l'ultimo, vacca di quella puttana, però. Cristo di Dio, signore. Che due coglioni. Porca puttana, oh. Ma è possibile? E niente. Provo a vedere se da questa parte è più, diciamo, lineare, più. Dai. Riproviamoci, su. Via. Non abbiamo tempo da perdere. Anche perché sono appena tornato da lavoro, fuori un freddo della Madonna. Sì, io lavoro, quindi riesco a portarlo a malapena un video al giorno, quindi già è tanto che riesco a portarlo. Adesso sto portando solo un titolo perché è la prima prova, mi devo un attimo assestare il tutto, ho poco tempo, quindi questo è quello che riesco a fare. Questo ha già finito la stamina, quindi piano piano inizierò a portare anche un po' più di titoli, anche perché vorrei giocarmi. Ovviamente i titoli saranno quelli che decido io, perché i titoli li devo giocare io e non voi. Sicuramente non ho il bisogno di andare dietro la moda, perché non devo dar conto a nessuno, visto che ho appena iniziato e non sono nessuno. Ed è anche un po' il bello. E quindi adesso tra poco dovrebbe uscire la versione PlayStation 4 5 di Monster Hunter Rise, che è un gioco che mi appassiona parecchio, perché mi piace un sacco. E quindi dovrei portare anche quello. Be nearby. Speriamo. Fosse nelle vicinanze. Ah, vediamo un po'. Aspetta, no, questi vorrei mangiarli. Va bene creare proiettili, va bene tutto. Ci riusciamo a scalare? Dai, che ce la facciamo. Su. Ce la facciamo. No. Ok, con i piedi.
Teniamo d'occhio la zona dall'alto. Qui è sempre un vantaggio tattico. Vediamo. Ah, qui cosa c'è? Cosa abbiamo qua? Cosa abbiamo qua? Che cosa abbiamo? Vediamo un po'. Si è sminchiato la texture lì. O è fatta così? Cosa abbiamo? Delle mattonelle? Ui. Andiamo a vedere cosa ci attende in questa arena particolare. No, sapete che non mi ricordo cosa fanno? Cos'è che fanno loro di abilità? Voglio vedere. Vediamo un po'. Che cazzo? Oddio, senza gambe. Ma no, con questa mutazione non ha più le gambe. Solo rotolare. Spettacolo. Ah, qua abbiamo. Aspettate un attimo. Che infatti non capisco perché ci abbia tolto la ricetta che avevamo messo lì in sovrappressione per poter avere la protezione dalla luce gialla dell'abilità per sparare. Ok, che ci serve, ci serve. No, sbagliato. Tirano il casino. Ok, questo è il pesce quello lì. Andiamo a vedere se qua ci dà la possibilità di avere qualcosa. Dai, grandissimo. Ok, prima di affogare andiamo qua. Va bene. Andiamo nel compendio, mescoliamo subito gli oggetti. Perfetto, così abbiamo la possibilità di mutare a nostro piacimento il corpo miscelatore, così siamo più tranquilli nel difenderci. Possiamo tirar giù qualsiasi bestiolina. Diamo l'abilità di scannerizzare le creature con l'insettino, l'abbiamo perso. E a sto punto direi di capire cosa dobbiamo fare. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Oddio. Ci sono dei giochi. Ci sono dei bambini. What a strange place, the Trebum thought. È un parco giochi. But even stranger were the feelings that stirred in their memories, like a voice from a lost world long ago. Ma i Tribun cos'erano? Umani prima? Non ha senso però, dai. Aspetta un attimo perché qui. Cioè, qua ci sono sti Glick Block morti. O Glick Ball. Ma cazzo, che cosa sta succedendo? Oh, è ritornato. Salve. Buonasera. Buonasera, cosa fa? Their worst fears had come true. Oh. The mathematician was alive, and now he had brought forth this wheeled monstrosity. Would the nightmare never end? No, ci lasci stare. Bringing down this towering monstrosity seemed almost impossible to the Trebon. In effetti. But all problems have a solution. If you're clever enough, and this one was no different. The creature grabbed at its prey so blindly and so greedily, it could be made to absorb almost anything. Scusate. Questa che cosa fa? Perché non l'abbiamo scoperta, magari è l'arma che ci serve. Dai, muoviti! Ah, ok, va bene, vai, prendimi, mi spiace, sono da kamikaze, non... Bam! Ti spacco la testa, ti spacco. Ah, bene, perfetto, quindi...
Vai, ritrasformiamoci. Potremmo farlo quasi con il... quello che spara, magari quando si stordisce. Ok, ok. Boom. Muori? Maledetto, non muore. Riproviamo un'altra volta. Porca. Dai. Dai però. Ok, ok. Dai, 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 dai. Scusate, ma no, non crepa sto disgraziato. Come dobbiamo fare? Aspettate un attimo, va. Proviamo con lui e provo a sparargli a sto punto, visto che non so come fare. Ah no, forse ce l'abbiamo fatta. Figlio di Troia. Ci ha dato qualcosa. The Trebum decided that this was not the sort of place where they might find a creature capable of eating a Trawala. No, this place was tainted. Nothing alive would want to stay here. They would have to continue their search for the great beast. Quindi a sto punto immagino che non fosse... Ma porca miseria, mi devi dare questo. Quindi immagino che non fosse quella roba lì. Che abbiamo ciappato su qualcosa, ma non so sinceramente di cosa si tratti. Tanto lì facciamo un po' di proiettili diversi, non so cosa cambino, ma probabilmente qualcosa cambierà. È stato un combattimento abbastanza easy, dai, abbastanza tranquillo. Lì c'è la torre. Ah, sono tornate a essere due. A questo punto io procederei con un'altra torre, perché qui non abbiamo niente da fare. Sì, potevamo salvare quell'altro, ma anche sti cazzi. Siamo a posto così, siamo a posto. Abbiamo sbloccato la ricetta per poter mantenere la mutazione che spara dalla luce gialla, quindi tanto di cappello. Magari cerchiamo di arrivare al primo colpo alla torre, visto che inizia a dar sui nervi. Dai, 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 dai. Ma sta andando piano? Molto piano. Chissà perché. Wow. Ok, siamo arrivati da quest'altra parte. Lì c'è un serpentone morto. Quindi a sto punto immagino che dobbiamo andare lì. Ma prima direi di andare a vedere nel santuario cosa ci attende. Ah, che brutta acqua. Che succede? No! No, 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 no. Oh! Sei scemo? Che cazzo è? Maledetta creatura. Ah no, non possiamo entrare? Oh, l'ho rotto il cazzo. Non si può entrare per il momento. Non si può entrare. A sto punto andiamo a vedere subito il serpentone morto. Almeno questo non ci spara, perché fino a questo momento non ci riconoscevano. Sembrano un po' come quei vecchi che non ti riconoscono. Allora, questo potremmo quasi quasi potremmo anche liberarlo. Abbiamo questo.
Via, dai. Oh, tutto. Tutto. Va bene, va bene. Andiamo a vedere subito. Chi sarà mai questo essere, questa creatura che tira giù i nemici, che tira giù sti serpentoni giganti. Allora, la barbetta per entrare nella tossicità ce l'abbiamo, quindi andiamo tranquillissimi. A questo punto indaghiamo, no? Indaghiamo. Oddio. Oddio, che schifo. The Trevor found the sinister creature that the elder had told him about. However, this creature was still in the process of eating its meal, and it could take a long time for it to complete its terrible feast. They would have to keep going and find another. At least they now knew what type of creature to look for. Ho capito, non possiamo fare niente. Ah, però la creatura. Ah. Si fa il banchetto, si fa, eh. Allora, partono musiche alquanto action. Allora, qua abbiamo questi qua. Lo liberiamo, ma non so se possiamo. Ah, no, non lo liberiamo. Mi dispiace. Ne abbiamo abbastanza polverina. Porca troia, che palle. Va bene. E niente, dobbiamo andare avanti a quanto pare. Va bene, andiamo avanti. Che vi devo dire? A sto punto proverei ad andare davvero di nuovo al santuario a vedere se è aperto. Magari è l'orario di chiusura. Chissà. Questi santuari aprono quando vogliono loro, chiudono quando vogliono loro. Sta palla magari la lasciamo stare. Oddio. Allora vuoi la guerra? Piano. Ah, questo ci dava l'abilità di avere la lingua che si allunga abbastanza schifosa. Ok, va bene. È aperto, si può? Permesso. Vediamo l'apparizione, che ricetta ci dà? Salve, salve. Che cos'è? Ah, la ricetta del guscio, molto buona. The projection shared a new recipe with the Trebum, which could protect them from the cruel light of their enemies. Grazie, grazie. Dai. Ah no, proboscide linguata. Va bene, non ci dispiace, però preferiremmo aver avuto altro. Non so quale mettermi sullo schermo. Anzi, lo so, questa qua. Visto che siamo qua. Allora, raccimoliamo un po' tutto. Mangio perché stanno schioppando di fame. Ok, usciamo dalla caverna. Qui dal santuario. Abbiamo raccivolato un po' di polverina. Ovviamente non abbiamo abbastanza polverina per aumentare niente, quindi non stiamo neanche a guardare. Questo è quello che avevamo liberato prima, giusto? Un attimo che mangio, perché qui bisogna mangiare sempre, costantemente. No, ce ne sarebbe un altro, ma ci servono quei funghettini. Questi? Sono tutti cibo, vero? Sì. Allora, servirebbero quei funghettini, ma sono questi qui? Sì, sono quelli lì. Quanti ne servono? Non ricordo più. 6 addirittura, così tanti. Ragazzino lì costa troppo.
Se li trovo qua, bene, se no rimane lì dentro, mi spiace. Non è che posso andare in giro a cercare funghi. Non sia mica un cane da tartufo. Allora, una delle torri è qua. È abbastanza vicino, devo dire. Quindi a sto punto facciamo un'altra, dai. Via. Questi qua non capisco se abbiano un senso. Oddio, non dovevamo passare lì, va bene. Si vede che la mente del cilindro che si impossessa degli esseri umani. Però a sto punto sto vedendo che c'entrano molto anche gli esseri umani, comunque. Le facce, le statue, anche comunque i servitori sono sempre. Hanno sempre qualcosa di umano, quindi boh. Ok, Tribum. Si chiamano così adesso, ma prima erano esseri umani. Oppure l'ultimo popolo che. L'ultimo pianeta che ha sterminato erano. Era la Terra. Ma chissà, chissà, chissà. Lo scopriremo solo andando avanti. Allora. Adesso aspettiamo che arrivi, ma. Non mi sembra di vedere niente a parte. Ah no, bel cazzo, non vedo niente. Sta cieco qua. Lì davanti c'è della roba. Tanto con calma sta arrivando. Noi con calma andiamo a vedere. Niente, questo è. Vabbè, comunque il cloud. Ah, finché non arriva il cilindro non si può interagire. Allora, vediamo un po'. No, quei pescini, quei pesciotti lì che abbiamo preso prima non ci sono qua, quindi ci tocca prendere quelli per avere le pinne, come le papere. Ok, cilindro è arrivato, ma è arrivato anche il matematico. Puttana Eva, cosa cazzo vuole? Dobbiamo... Salve, vuole una foto? Cos'è questo, gennaio 2023? Sì? Quindi? Stanco? Si sta riposando, giustamente. Spingere un cilindro del genere non deve essere facile. Non lo so, veniamo sotto? Boh. Quindi? Salve, facciamo solletico ai piedini. È stanco, stanco. Già, è stanco. Oddio! Datemi colui! Di perderemo. Ma vaffanculo. Ah, ma. Ah, ma vaffanculo, chi l'aveva visto? Io cercavo di tirar giù. Allora. Tanto non mi fai niente, quindi non è che ho paura. Quindi. Tanto ormai gli altri sono andati tutti un po'. A non diciamo cosa. Non ci facciamo investire. Madonna. Dove si è lanciato? Ok. Proviamo. E due. Quanti altri ce ne sono? Per favore. Lui ci lascia qualcosa? Cosa ci ha dato? Pelle aposemica. Ah, ok. Ma ci danno... cose random? Se n'è riandato. Ok, va bene. Non è vero un cazzo, non se n'è andato. Vaffanculo, va. Quello si è incastrato. A posto, a posto. Così vogliamo. Il suicidio di massa. Addirittura due si sono suicidati qui. Dammi uno che non ha niente, perché qui. Ok, qui.
5. No. Mi date uno che non ha niente, per favore. Grazie, grazie. Adesso cosa ci dà? Ok, vabbè. Non era quello che volevo, ma ci accontentiamo. Vediamo di interagire un pochino qua. Allora, allora. Abbiamo perso la fornace, quindi... con questo 4, però, a sto punto non vorrei spendere più di tanta polverina. A sto punto tiriamo fuori uno dal cloud. Così almeno... bello questo, sembra l'anziano del gruppo. E più che spine sembra una barba. Ok. Lì c'è sempre il palazzone che fluttua. Va bene. Magari mi vado a ciucciare su anche una di queste qui, magari qualcuno, sì, bisogna recuperare vita. Qua ce n'è un'altra, vieni qua. Ok, qua mettiamo la mutazione per l'acqua, che ci dà una buona mano. Che sta succedendo? Facciamo una scorta di un po' di roba. Ok, ok. Allora, ridammi per favore. È difficile? Ok. Perfetto, quindi qua non abbiamo trovato niente per il momento. Va bene, va bene. Allora, vediamo un po'. Ok, la prossima torre parecchio in là. Quindi a questo punto lo farei più avanti. Da qua ci attrezziamo. Voglia di palle. A quanto pare. Mi spiace, ma l'hai voluto tu. Non ci posso fare niente. No! Tornate indietro. Ok, ok. Quindi, per non farlo lungo il video, lo direi di chiudere qua. Vediamo dopo la prossima torre cosa ci aspetta. Magari troveremo quella bestiona lì che si ciuccia i serpentoni per fregargli le abilità e vedere poi di riuscire a parlare con questi cazzi serpentoni e farci portare da qualche parte sul palazzone. Quindi, come al solito, mettete un mi piace, un commento, sono passato dall'italiano al francese in un attimo, comunque, lasciate un mi piace, mettete un commento, iscrivetevi se volete e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!